A volte basta davvero poco per far girare la partita dalla tua parte. Oggi invece 45 minuti, seppur giocati col cuore e discreta lucidità, non sono stati sufficienti all'Aquila per acciuffare un pareggio che i punti avrebbe meritato ampiamente. E la Carrarese, grazie alla testata di Benassi, porta via dal Fattori 3 punti che la lanciano già a quota 4 in classifica, coi rossoblù ancora fermi al palo. La prima fiammata di una partita non esaltante la regala all'uomo più atteso, la girata di Zampagna e Preda, seppur con un tempo di troppo, di Modesti. Ma questo è solo il preludio al vantaggio ospite. Il corner di Corrent centra in area piccola Benassi, il centrale anticipa tutti e insacca. Il tridente falconieri Galli Potenza, schierato da Bitetto, fatica a trovare gli spiragli giusti. La testa dell'ex Provasto però non c'entra la porta, come il sinistro di Galli, centrale. La ripresa vede i rossoblù più in palla. Potenza stoppa involontariamente la conclusione di Ruscitti, mentre dubbio l'offside fischiato ancora all'esterno d'attacco. La Carraresi si affaccia qualche istante dopo dalle parti di Modesti, quando Zampagna non arriva sul diagonale di Corrent. Nell'Aquila entra Leccese, ma è un altro non entrato, Giovinco, fratello del fantasista parmigiano, a sfiorare il raddoppio, sfruttando la rimessa di Gazzoli. Leccese alla mezz'ora stecca una buona opportunità in area, mentre al destro di Piccioni mancano davvero una manciata di centimetri per regalare l'1-1 che i rossoblù, bloccati da un fuorigioco dubbio a tempo scaduto, hanno cercato senza fortuna. Così finisce 0-1, per Monaco e Zampagna un successo importante, mentre grande il rammarico di Gizzi e Bitetto nella speranza che domenica a San Giovanni Valdarno le cose vadano in modo decisamente diverso. Io devo dire che insomma, l'1-1 era il più giusto, ma noi non ci preoccupiamo insomma, di queste due partite. Insomma, noi abbiamo detto che non abbiamo la pressione degli altri anni dove eravamo costretti a vincere i campionati. Quest'anno noi siamo in seconda divisione, vogliamo rimanerci e vogliamo fare un campionato discreto. La nostra squadra ha voluto con molta forza mettere in campo tutte le proprie energie per riequilibrare il risultato, cosa che purtroppo è mancata. E nella seconda parte abbiamo sofferto tantissimo, anche occasioni vere e proprie ne hanno avuto un paio, però io dalla mia squadra mi aspetto molto di più. 0-1, però tu prima dicevi ai microfoni spenti, mi devo ancora abituare a questo tipo di calcio. Ma sicuramente è un calcio diverso da quello che sono abituato a giocare, tempi di gioco diversi, ma non dovuto perché magari i compagni non sanno giocare a calcio, magari perché gli avversari comunque sono determinati in maniera diversa perché c'è Zampagna davanti e perché comunque sono abituati a giocare un altro calcio. Bisogna fare un bagno di umiltà, lavorare e adeguarsi alla categoria. Io sono venuto qua apposta per dare qualcosa di importante sotto il punto di vista del contributo in mezzo al campo ma anche fuori e mettere a disposizione la mia esperienza.